Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Solitamente quando guardiamo il mercato lo esaminiamo dall'alto, quindi su time frame magari giornaliero, 4 ore, addirittura un'ora, quando ci vogliamo avvicinare tanto. Ecco, oggi ribaltiamo questo paradigma. Voglio immedesimarmi in uno scalper, voglio presentarvi un tool utilissimo per analizzare l'order book e la microstruttura del mercato, quindi ciò che accade esattamente in tempo reale, è come vedere il mercato col microscopio, la sua struttura atomica, vedendo la pressione in acquisto e in vendita, ogni singolo ordine graficato che viene eseguito a mercato e tutta la liquidità a disposizione sull'order book, proprio per vedere ciò che accade a livello, come vi dicevo, molecolare del mercato stesso. A che cosa serve? Serve a chi fa il cosiddetto scalping, che è una pratica che io solitamente non faccio, anzi diciamo pure che non la faccio perché richiede la costante presenza davanti al monitor e soprattutto un certo livello di tolleranza allo stress, diciamo così, ma molti di voi mi hanno chiesto di introdurre anche questo argomento e quindi ho deciso di farlo, nonostante appunto non sia sicuramente la mia specialità. Oggi vi presento uno strumento che quindi permette di leggere l'order book a livello che più da vicino non si può, di vedere tutto ciò che accade sul mercato e di riuscire quindi, in base alla pressione in acquisto e in vendita, alla liquidità a disposizione, di pianificare dei trades a livello proprio di scalping, effettivamente posizioni di brevissimissimo, si parla di pochi secondi, massimo minuti, ottimizzandole in base ad alcune cose che andiamo a vedere. È un video un po' lungo, spero che non vi spaventi, ma affronta soltanto superficialmente la questione, quindi se avete dubbi o domande, mi raccomando, fatemele, che così magari approfondiamo alcuni aspetti, però sono sicuro che vi stuzzicherà e vi interesserà. Per utilizzare questo tool serve ovviamente un exchange che abbia una liquidità sufficiente e io ho selezionato BitMEX, che è quello che ha più liquidità in assoluto e sulla quale appunto c'è un volume maggiore. Vi lascio il mio referral link in descrizione per l'exchange BitMEX. Se lo utilizzate mi fate innanzitutto un piacere, perché è un modo per sostenere il canale girandomi una piccola parte delle vostre fees, e inoltre è un win anche per voi perché avete uno sconto del 10% sulle fees per i primi 6 mesi, che è un'ottima cosa soprattutto se volete fare scalping e trading ad alta frequenza. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video in modo da incentivarmi a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per rimanere sempre sul pezzo e non perdervi nemmeno un video, vi arriva la notifica. Seguitemi anche su tutti i profili social che trovate un sacco di informazioni in più. Niente, andiamo a scoprire il fantastico mondo dello scalping. Preparatevi! Bookmap è il nome dello strumento che vi presenterò oggi. È uno strumento veramente potente e veramente utile, soprattutto se siete dei trader ad alta frequenza, su time frame molto bassi e fate quello che si dice per l'appunto scalping. Come saprete non è sicuramente la mia specialità, ma visto che molti di voi mi hanno chiesto qualche strumento, di presentare qualche strumento a chi volesse analizzare la liquidità, l'order book, i volumi, la pressione in acquisto e in vendita in tempo reale praticamente, perché questo è lo strumento di oggi lo permette, allora ho deciso appunto di presentarvi quello che mi sembra il migliore attualmente sul mercato. Partiamo da un presupposto: lo strumento è gratuito, ma ovviamente se si vuole sbloccare tutte le sue potenzialità ci sono delle sottoscrizioni a pagamento. Io non sto cercando di rifilarvi niente, questo non è un video sponsorizzato né nulla del genere, e infatti io vi consiglio di mantenere la versione gratuita, che ha già un numero di features più che sufficienti, anzi direi che ha praticamente tutto, perché le versioni a pagamento hanno dei plus soprattutto per quanto riguarda i mercati tradizionali. Per le cripto vedrete che la licenza free è più che sufficiente. Io salto adesso il come si scarica Bookmap e come lo si installa, perché è veramente semplice, è il download e l'installazione di un'applicazione da web, e vi faccio vedere come si presenta. Allora, voi avrete presente, immagino, i grafici così come li vediamo noi, il nostro storico con le candlesticks di diverse dimensioni, si può arrivare fino a candlesticks di un minuto, che già ci sembra una cosa pazzesca, e quindi adesso
vi stupirete ancora di più di quello che si può fare oltre a un'analisi di questo tipo. Sto aprendo in questo momento Bookmap. Allora, io l'ho già preconfigurato, vi avviso, ma magari vi faccio vedere come lo si configura, perché quello si può essere abbastanza rognoso, soprattutto la prima volta. Allora, io l'ho configurato chiaramente su BitMEX, l'ho fatto puntare a BitMEX in quanto è l'exchange più liquido, dove si muovono più volumi in assoluto, per quanto riguarda la speculazione su Bitcoin. Quindi direi che se volete fare un trading ad alta frequenza, nonché uno scalping, la scelta dell'exchange è pressoché obbligata e io per l'appunto suggerisco l'utilizzo di BitMEX. A proposito, vi lascio, già che ci sono, per spammarvi qualcosa, il mio referral link nei commenti, nella prima riga della descrizione, ma oltre che per darvi modo di supportare il mio lavoro, il mio canale per voi a costo zero, vi do anche la possibilità di avere uno sconto del 10% sulle fees per 6 mesi su BitMEX. Dunque, cosa si è aperto? Allora, quello che vedete qui, prima che vi spaventiate, è una rappresentazione grafica dell'order book in tempo reale, quindi la liquidità con acquisti, vendite e ordini dei market makers, quindi gli ordini limit. Non spaventatevi, ve l'ho detto, perché adesso andiamo ad analizzare tutto quello che serve sapere. Prima di analizzare però quello che vediamo, vi volevo far vedere come lo si configura, perché la prima volta che lo aprirete vi troverete qui alcune tabs che non vi interessano, ad esempio quella degli stocks Apple in ritardo di 48 ore, tra l'altro. Quindi chiudete tutte le tabs che vedete qui, andate in Settings, Manage Plugins e installate BitMEX Adapter. Vedete, qua sotto ci sono anche degli altri plugin per collegarsi ad altri exchanges. Io ho scelto, come vi dicevo, BitMEX per motivi di volumi e liquidità. Una volta installato, potete collegarvi per l'appunto all'API di BitMEX. Quindi voi configurate una nuova connessione, fate Add Connection, mettete Platform BitMEX e basta, semplicemente. Vi permette quindi di aggiungere sul vostro workspace, che è questa finestra principale, la schermata di BitMEX stesso. Bene, questo per quanto riguarda l'inizializzazione e la configurazione. Adesso passiamo alla parte interessante, ovvero che informazioni ci dà Bookmap, come lo si può usare. Allora, vi zoomo un po' all'indietro perché come vedete i dati vengono popolati in tempo reale. Purtroppo non ho trovato ancora un modo, magari c'è, se spulcio abbastanza lo trovo, per importare lo storico, e di conseguenza il feed, il data feed parte nel momento in cui si apre l'applicazione. Questo non dovrebbe c'entrare nulla con la sottoscrizione a pagamento oppure free, ma penso che, adesso non so se è perché l'API di BitMEX non permette l'estrazione dello storico in una botta sola, insomma, cose di questo tipo, ci studierò su. Fatto sta che per ragionare sullo scalping comunque a me non interessa, e neanche in verità per ragionare su l'utilizzo che si può fare di Bookmap, anche non solo per lo scalping, perché nasce, come vi dicevo, per il trading a bassissimo time frame. Come vedete qui abbiamo un feed in tempo reale della liquidità e dell'aggressività dei buyers e dei sellers. Come viene rappresentata? Allora, abbiamo una heatmap, guardate, adesso ve lo zoom un po' per farvi capire meglio, una heatmap che mi mostra con colori diversi, sempre più caldi tanto più la liquidità si alza, la appunto liquidità a diversi livelli di prezzo. Cosa significa? Significa che, allora, guardate, qua di fianco abbiamo rappresentato l'order book in maniera proprio tabulata, semplice. Ai livelli di prezzo dove vediamo un calore maggiore, tipo 10.576,0, vuol dire che ci sono più limit orders, quindi maggior liquidità. In questo caso 1.076.240. Ovviamente è estremamente dinamico l'order book, come vedete, ma come si dice, in maniera relativa mi fa capire a colpo d'occhio laddove c'è maggior liquidità. Come vedete, chiaramente intorno al prezzo a cui gravita l'asset attualmente è dove c'è sempre più liquidità, e non c'è da stupirsi. È un po' come immaginarsi la depth chart, no? Il grafico che mostra domanda e offerta, i due lati quindi del market making, la liquidità da un lato e dall'altro. Laddove invece c'è più scuro, c'è più colori freddi, vuol dire che c'è poca liquidità, il che è visibile anche numericamente sull'order book,
sulla destra. Ok, quindi questo per farvi capire cosa viene rappresentato qua. Altra cosa che viene rappresentata sono queste palline, queste sfere di dimensioni variabili in base ovviamente all'entità dell'ordine che viene eseguito, e sono i market order, quindi i market takers, che sono effettivamente coloro che muovono il prezzo. Quindi abbiamo tutte e due le facce della medaglia: i market makers, liquidità a disposizione sul mercato; i market takers, coloro che vanno a soddisfare questa domanda, questa offerta, quindi questa liquidità che è messa a disposizione e di conseguenza muovono il prezzo. Questo quindi è la schermata principale. Qua di fianco abbiamo l'order book visualizzato in maniera numerica, quindi i diversi livelli di prezzo uno a uno, current order book e cumulative order book. Cosa significa? Significa che qui abbiamo l'order book, quindi distinto prezzo per prezzo, e qua il cumulativo, ok? Quindi aggrega tutta la liquidità livello per livello ed è per forza di cose crescente verso l'alto e verso il basso. Come vedete qua ho aggiunto io la candlestick di non mi ricordo quanto, di che time frame, adesso poi lo andiamo a vedere, ma è configurabile e si può anche tranquillamente nascondere. Un'altra cosa che ho aggiunto io, che la trovo molto utile, è il CVD, che sta per Cumulative Volume Delta, scusate, mi stavo impappinando. Cosa significa? Significa che mi mostra il volume in acquisto e in vendita cumulativo della sessione. Anche questo è configurabile, perché allora se io vado in Studies Configuration, vedete che se vado su Cumulative Volume Delta posso andare a configurare il range dell'indicatore, quindi se metto chart range è l'intervallo visibile, mentre session range è dall'inizio adesso, e posso andarlo a resettare quando voglio, mettere dei checkpoint per confrontare un po' l'andamento appunto della pressione in acquisto e in vendita nei diversi periodi di tempo. Poi qui abbiamo altri studi che sono inseribili o meno, tra cui, come vi dicevo, candlesticks. Vedete, se io tolgo il flag mi sparisce la candela. Non mi interessa tantissimo, a dire la verità, la candela, perché su un time frame così basso è l'ultima cosa che mi interessa, ma è carino vedere il volume weighted average price. Vedete questa lineetta che compare in questo caso al centro, e con queste altre due, vedete, questi due piccoli indicatori che si vedono sopra e sotto, che sono il bid e ask volume weighted up average price. Che cos'è? Praticamente è il prezzo mediato, è il prezzo medio considerando anche il volume mosso, quindi è una media pesata sul volume del prezzo nel range ovviamente temporale di quella candelina lì, che in questo caso è 5 minuti. Sto andando un po' veloce perché altrimenti viene un video di 2 ore, e magari se poi avete domande o dubbi fatemeli, così magari approfondiamo in un secondo video dopo alcuni aspetti. Adesso ve lo presento semplicemente per quello che è, perché è uno strumento veramente vasto. Cumulative Volume Delta l'abbiamo già visto, poi questi studi purtroppo sono riservati alla versione Pro, infatti vedete che se io cerco di flaggarlo mi dice che non lo posso avere, poco male perché comunque non sono cose fondamentali. Volume Bars e Volume Dots mi fa impostare graficamente come si devono vedere l'istogramma del volume e i puntini, quindi gli ordini. Volume Imbalance, anche quello è un indicatore Pro che mi mostra insomma lo sbilanciamento tra acquisto e vendita, ma nulla che non mi dice già il Cumulative Volume Delta, che è molto molto comodo. Vedete, mi fa vedere, poi zoomando il grafico mi zoom ovviamente anche l'indicatore sotto, mi fa vedere nel tempo come si muove la pressione in acquisto e in vendita e quale sopraffa l'altra. Molto molto comodo. Integrando tutte queste informazioni, magari tra poco proviamo a farlo live discutendo quello che accade sul mercato, si ha una panoramica molto molto concreta della situazione attuale, in particolare della microstruttura del mercato, perché non lo sto vedendo dall'alto chiaramente, lo sto vedendo nella sua struttura atomica, proprio il più da vicino possibile. È interessante, ovviamente non è un'operatività che va presa in considerazione se si opera sul giornaliero o sul settimanale, però se si sta operando magari appunto come scalper piuttosto che con un algoritmo ad alta frequenza e cose di questo tipo, è importantissimo considerare una visione di questo tipo del mercato, per l'appunto.
prima di andare a commentare ciò che succede, che è forse la parte che magari vi interessa di più, però è importante capire anche cosa si può aggiungere alla colonna laterale inerente all'order book. Allora, di default ve l'ho detto, abbiamo prezzi, order book e il cumulativo dell'order book. Cliccando col destro, vedete, si può andare ad aggiungere o togliere colonne. Aggiungiamone una, ad esempio, di default lui me la duplica, ma se io ci clicco di nuovo col destro, mi permette di cambiare il dato, il raffigurato su quella colonna. Ad esempio, mettiamo volume. Mi fa vedere il volume profile attuale. Vedete, questo è il volume profile della sessione. Quindi io riesco a esaminare, a vedere cioè quanto volume si è mosso, ovviamente in dollari, perché il size di un contratto su BitMEX è un dollaro, quanti contratti, quindi quanto controvalore in dollari si è mosso ai diversi livelli di prezzo, il volume profile esattamente come lo conosciamo. È uno strumento molto potente, in particolare per lo scalping. Perché? Perché mi dà il valore che è il point of control, quel livello di prezzo che è il point of control. E quindi come lo posso utilizzare? Ma semplicemente è un po' una sorta di prezzo di riferimento per l'intervallo che sto considerando e di conseguenza mi fa da attrattore di prezzo nei momenti in cui c'è poca volatilità o comunque c'è un andamento laterale. Magari aggiungiamo qualche commento dopo. Quindi il CVP, Chart Volume Profile, lo terrei sempre fisso perché insomma è estremamente utile. Poi, vedete, qua si può configurare la colonna come chart, ovvero l'intervallo visibile, oppure session. Io metterei session perché è più completo. Vediamo se me l'ha messo. Eccolo qua, SVP, Session Volume Profile, ottimo. Poi andiamo a vedere le altre colonne che si possono inserire. Insert Column, qua me la duplica. Allora, vedete qua si può resettare chiaramente la colonna, quindi se io faccio Reset Now, lui parte, quella nuova colonna lì si azzera e mi inizia a caricare dati adesso. Poi current order book ce l'ho già, trades counter, altra cosa che può essere comoda. Ecco, qua con i click ogni tanto mi sclera, forse perché è il mouse del Mac, ok. Trades counter, anche qui STC, session trades counter, e direi che si può, adesso aspetto che me lo carichi, si può modificare, ecco vedete, session o chart range sempre. Tutte le colonne sono o riferibili a quanto ho visibile nel grafico oppure a tutta la sessione, ovvero da quando ho iniziato la sessione, ho aperto bookmap ad adesso. Cosa mi dice? Quanti trades sono avvenuti a quel livello di prezzo lì? Mi aggiunge il contatore, vedete, mi aggiunge uno il contatore. Chiaramente in verde abbiamo l'acquisto e in rosso abbiamo la vendita. E è interessante anche questo perché mi dice magari se ci sono dei punti in cui c'è una forte accumulazione. Quindi tanti trades sono accumulazione a quel livello di prezzo lì. O distribuzione, chiaramente, se sono in vendita. Poi cos'altro abbiamo? Quotes counter, quotes delta, poco interessante, time and sales, poco interessante, questo anche mi fa soltanto vedere di nuovo qualcosa in più dell'order book, quindi direi che le colonne più interessanti sono queste, il volume profile, il contatore di trades, il tutto tarato per la sessione e i dati sull'order book. Allora adesso secondo me potrebbe, oddio, c'è un dump in diretta, guardate, e vedete tutti questi pallini rossi, altro non sono che ordini di vendita. Andiamo a vedere che cosa cavolo sta succedendo sul mercato. Allora, guardate, abbiamo un livello attuale che è, vado a zoomare un pochino per renderlo più leggibile, 10.549, vedete, stiamo rimbalzando tra virgola 0 e virgola 5. Come vedete abbiamo pochissima liquidità qua sotto. Ecco, ora si è creata, come non detto, vedete, questa è rossa, quindi c'è tanta liquidità in domanda che ancora frena, adesso c'è da impazzire, scusate, che frena un attimino la caduta e sopra, ecco, vedete, si è svuotata un po' la liquidità. La liquidità poi segue il prezzo, vedete che roba. Abbiamo avuto, adesso fermiamolo un attimino e commentiamolo prima di perderci. Allora, guardate, abbiamo avuto il dump. Come si è originato il dump? Si è originato dal fatto che a questo livello qui
10.570, abbiamo avuto tanti ordini di vendita che mangiavano tutta la liquidità che c'era, tutti i limit orders a questo livello di prezzo qui. Una volta che sono stati mangiati tutti, vedete qua sotto c'era il vuoto, non c'era niente che potesse ostacolare la discesa. Al contrario, se avessimo mangiato questo in acquisto, con volumi in acquisto, avevamo della liquidità, un po' di liquidità qua sopra. Va bene, quindi non è accaduto, non siamo andati a finire lì sopra, abbiamo mangiato la liquidità in domanda, soddisfandola con dell'offerta a mercato, e vedete, avevamo molto vuoto sotto. Quindi quali erano i primi target ipotizzabili? Il target ipotizzabile principale, vedendo come si muoveva il mercato, era questa linea arancione, il primo supporto, dove avevamo 1.439.378, c'è scritto la terza riga, bid 143 9378 at 10.560, primo supporto che poteva assorbire un po' degli ordini di vendita. Nel mentre, guardate, il cumulative volume delta in acquisto rimane fermo, mentre in vendita sale, perché qua abbiamo ordini di vendita uno dopo l'altro. Cosa succede? Succede che la liquidità sopra scende, chiaramente si mette sulla testa del prezzo attuale. Vi ricordo che la liquidità sopra e sotto all'ultimo prezzo è quella che solitamente dà più direzionalità nell'immediatissimo, chiaramente, al mercato, ed è quello che è successo qui. Vedete, avevamo più liquidità sopra, meno liquidità sotto, poi chiaramente il motore è il market order, quindi ordini in vendita uno dopo l'altro mangiano via la liquidità e via si cade nel baratro. Poi qua c'è talmente poca liquidità che gli ordini in vendita abbattono il prezzo, in men che non si dica, fino al primo punto di liquidità, questo qui, 10.560. Andiamo a vedere come abbiamo reagito. Abbiamo reagito che l'abbiamo mangiato subito. Guardate che pressione in vendita che c'era. Io adesso stavo cercando di zoomare un po' per renderlo meglio visibile. Guardate, allora, primo approccio, effettivamente ci siamo fermati un attimino, però c'è stato un ordine in vendita di $500.000, un altro di $677.000, $633.000, qui avevamo 1.400.000, mangiato in men che non si dica, via, andiamo avanti. Qui avevamo un pelino di liquidità, vedete, $200.000, $95.000, che però è stata mangiata subito da questi ordini. Qui avevamo $318.000 che sono durati poco niente. Con questa pressione in vendita, vedete, abbiamo sfondato tutti questi livelli. Nessuno ha tenuto. Il primo, vedete, livello discreto di liquidità sotto a questo piccolo supporto di 1.500.000, era qua sotto, a 10.539, anche qua avevamo 1.058.000. È il primo supporto che, vedete, ha assorbito un po' di offerta. Guardate, assorbito bene, assorbito, poi si è ingrandito, guardate, è diventato 2 milioni, è raddoppiato. Qua era 1 milione. Poi, nonostante l'assorbimento di un po' di ordini in vendita che hanno, vedete, all'inizio rimpicciolito, indebolito questo livello di domanda, dopodiché è stato rimpinguato da altri limit orders fino ad arrivare a 2 milioni. Poi è iniziato un po' di pressione in acquisto che ha portato in alto il prezzo. Vedete, qua l'order book era vuoto e quindi c'era spazio per salire. C'era spazio per salire, siamo saliti, fin tanto che, vedete, non abbiamo la situazione anche qua di schiacciamento del prezzo tra i livelli di offerta e di domanda. E lì poi dipende dalla pressione in acquisto e in vendita la direzione in cui la bucheremo. Ok, vedete, è un po' così che funziona. È un'analisi in tempo reale della liquidità e della pressione in acquisto o in vendita. Che cosa mi dà dal punto di vista operativo per tanto? Allora, ritorniamo al nostro ultimo prezzo in tempo reale. Guardate, mi fa capire innanzitutto dove sono i supporti e le resistenze più vicini. Cosa significa? Significa che io vedo dove c'è più liquidità. Vedete qua, questa è una striscia con tanta liquidità, il livello 10.548. Qua se ne è aggiunta un'altra, 10.550, adesso se ne è aggiunta un'altra, 10.555, quindi vedete c'è un po' di domanda in questi tre livelli. Qua sopra l'offerta invece è un po' più bassa, vedete, perché abbiamo sì diversi livelli di offerta, però tutti piccoli, vedete, nessuno è
così pieno di liquidità come questi livelli in domanda, il che significa che a parità ovviamente di pressione in acquisto e in vendita è più facile salire che scendere. Se dovessi ecco, vedete, infatti stiamo salendo. Adesso, guardando proprio la dinamica in tempo reale, la prima resistenza sarà qui, 10.572. Vedete che c'è un livello di liquidità notevole. Adesso ci troviamo, vedete, tra questi due livelli. Il primo che verrà mangiato sarà definirà la direzionalità di breve del movimento che segue. Eccoci qua in salita e guardate come zucchiamo a 10.572. Ci stiamo per arrivare, guardate, sempre se ci arriviamo, perché in qualsiasi momento potrebbe arrivare un giga ordine multimilionario e andare a invertire la situazione. Quindi vediamo se ci arriviamo. Il take profit io il primo lo farei in questa zona qui. Ho comunque un'osservazione di come evolvere il mio trade. Ok? Vedete, adesso si è generata offerta e ci sono i primi ordini in vendita. Occhio, c'è la possibilità di andare a invertire. Vedete che l'offerta ha sovrastato la domanda inizialmente e sotto abbiamo il vuoto. Quindi attenzione, se io fossi long, chiuderei la mia posizione long in questo momento, perché c'è un estremo rischio di precipitare qua sotto. C'è il vuoto. Qua sopra c'è più liquidità e infatti vedete che stiamo scendendo. E insomma, queste sono tutte considerazioni che continuano a cambiare. È estremamente difficile fare trading su questi time frame e si parla davvero di scalping, proprio perché, se voi ci pensate, ogni livello visualizzato qui è uno 0,5 dollari, cioè pazzesco quanto livello di dettaglio abbiamo. Se invece lo vogliamo utilizzare su ampio respiro, vedete, possiamo semplicemente andare a osservare l'order book come è strutturato, quindi andare a capire dove ci sono i principali pool di liquidità. Guardate qua sotto in zona 10.400, ad esempio, c'è una concentrazione di liquidità, 10.540 c'è tanta liquidità, insomma, delle osservazioni di questo tipo dall'alto. Ok, quindi questo per capire dall'alto. Se invece vogliamo capire da vicino, la microstruttura del mercato è quello di cui abbiamo discusso fino adesso. Ci aiutiamo con il cumulative volume delta, che mi fa capire la pressione in acquisto e in vendita, la liquidità sopra e sotto come è messa, quindi dove vince la liquidità, se vince in offerta o in domanda, e quindi mi rende più facile o più difficile andare in una certa direzione. Quindi io i miei trades di brevissimo li imposto in quella maniera lì, cioè li imposto per entrare quando vedo uno sbilanciamento notevole della pressione in acquisto e in vendita, scusate, e soprattutto uno sbilanciamento della liquidità concorde a quest'ultimo. Entro nel mercato e osservo i primi pool di liquidità e cerco di seguire fin lì con il mio trade, ovviamente stoppandolo se vado nella direzione opposta. Una volta che arrivo lì, vedo come reagisco. Se inizia ad assorbire quel livello lì di liquidità, assorbe, sembra che lo vogliamo superare, allora rimango dentro e seguo, vado in trailing, altrimenti chiudo e vado in take profit se vedo che assorbe talmente tanto che non viene corroso e che inverte invece il volume in acquisto in vendita, la pressione in acquisto in vendita. Il cumulative volume delta è comodo perché lo si può andare anche a resettare in qualsiasi momento. Vedete, si può addirittura mettere chart range se voglio, così vedo in base a quanto zoomo la differenza tra pressione in acquisto e in vendita, e mi rendo conto nell'ultimo intervallo se ci sono stati più movimenti verso l'alto o verso il basso con ordini a mercato. Vedete, ad esempio, qua abbiamo un netto prevalere dei buyers, fin tanto che ovviamente non abbiamo avuto poi il movimento in discesa, che però è stato più smorzato rispetto a quelli in acquisto. Quindi la direzionalità di quest'ultimissimo movimento per ora è in acquisto e quindi posso avere un certo tipo di bias. Un altro aiuto che mi viene dato, adesso lo rimetto a session range, un altro aiuto che mi viene dato, come vi dicevo, è dal volume profile. Quindi io vado a vedere quali sono un po' i point of control, quindi anche quelli poi mi fanno da target, che poi spesso e volentieri vi renderete conto che
corrispondono anche ai livelli di liquidità, proprio perché non siamo gli unici a pensarla in questo modo. Che dire, io come video introduttivo credo che possa bastare. Sono sicuro che vi stuzzicherà l'interesse, perché è davvero un tool molto potente, molto utile, gratuito, e quindi non lo so, se qualcuno è anche semplicemente curioso di capire come si muove il mercato da vicino anziché da lontano, perché poi la cosa pazzesca è guardare tutto questo movimento folle e dire: ma quindi, ah, non è cambiato niente, meno 0,17%, perché effettivamente è proprio guardarlo da una scala diversa, come guardare il mercato con il microscopio. Se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, fatemelo sapere. Vi ricordo che vi ho lasciato il mio referral link di BitMEX, vi sconta le fees del 10% se volete scalpare un po'. È una cosa da pro, quindi io vi sconsiglio di buttarvi nello scalping se non avete esperienza. Però, visto che molti di voi mi hanno chiesto qualche tool, qualche delucidazione, qualche video informativo in più sull'argomento, nonostante io di persona non lo faccia, vi ho detto un po' quello che so e quello che penso. Così io vi saluto e ci vediamo domani con il live. Questa settimana ho fatto qualche video in più, avevo un po' più di tempo a disposizione. Spero che abbiate apprezzato. Ciao a tutti!